This is heaven. Proviamo 40. Troppo. Anch'io sono dell'idea che, secondo me, considerando il budget che abbiamo, 30 milioni per una neopromossa è più che sufficiente. 35. Accettata. 35 milioni per Zanotti dal Nottingham Forest. Sono veramente tanti, considerando il budget che abbiamo, possiamo finalmente fare il mercato. E è una cessione che pesa, perché a me piaceva, però dalla sua cessione può venire fuori una squadra. Qua arriva il Malaga su Cherry, che a questo punto ci potrebbe pure stare. Per cui, tratta. Facciamo 4,5 per Cherry al Malaga. E accettano. Ok, allora qua arrivano due cessioni importanti, perché sono due eroi della promozione in Serie A. Però stiamo notando di come solo alcuni riescono a fare il salto di qualità. Molti in questo salto di qualità si sono persi. Mendes io lo trovo ancora decisivo, però molto meno che in Serie B. Ci sono dei giocatori che si sono persi. Io trovo che la difesa non si è mai persa, anche in Serie A sta facendo bene. Giocatori sono un po' persi, soprattutto il centrocampo. E ovviamente anche Cherry non va più bene per la Serie A. Io quello che farei adesso è iniziare a andare su osservatori, istruzioni. Allora, se l'attaccante prima squadra lo stiamo già vedendo, io qua andrei su terzino destro qualsiasi, e ciò che arriva arriva. Intanto con l'Udinese li avremo ancora tutti, quindi Esposito è salito. Io vado a mettere Cherry per l'ultima, Zanotti per l'ultima va benissimo, rimetto il Vescovo, ci tengo, ormai è questione di principio. E Esposito, papà, stiamo così. Andare a vedere chi è che c'è in Serie A che magari può tornare utile, tipo Bellanova che è tornato al Cagliari, ci può stare. Birindelli già usato troppo in altre carriere. E Bosele sarà cresciuto, proviamo a seguirlo. Karsdorp che ha litigato con Mourinho, dai, non è male. Lazaro si può prendere in precontratto, però anche lui ha già fatto tanto tempo nelle nostre carriere. Lazaro troppo usato, purtroppo. Zortea, bello, da a zero è figo. E poi TD. Questo Gilberto ispira, eh. Del Prato forte. Del Prato è forte. Gli altri aspettiamo dopo. Nel frattempo con l'Udinese dovete capire che noi siamo sopra l'Udinese adesso a classifica. Siamo a più 8 dalla zona di retrocessione, dove ci sono Samp, Cagliari, Cremonese e rischiano anche Venezia e Monza. Invece noi con Sassuolo, Udinese, Salernitana, Parma e Hellas siamo un po' il blocco intermedio. Poi ci sono Bologna, Atalanta e poi a meno 10 l'Atalanta dalla Lazio. Cioè le prime 7 fanno un altro campionato e sono queste qui. Milan e Napoli a pari merito, Juve a meno 2, Inter a meno 5, Fiorentina a meno 9, Roma a meno 9. Poi c'è un altro campionato. Noi potenzialmente siamo a meno 5 dall'Atalanta, ottava. Però capite che sono arrivato a un punto che quasi simulerei adesso. Perché bene o male tanto non possiamo né retrocedere né andare in Europa League. Cioè è un po' condizionata ormai la stagione. Però vabbè, qualche partita la faccio. Con l'Udinese simulo, dai. Faccio simulata lenta. Per la TT, comunque stavo dicendo, qua c'è un Arda Itz a 0 che è carino. Se no, a me non dispiace Nemeth. Lucca mi sembra un po' troppo, perché come vice deve costare massimo 5-10 milioni. Cioè a me andrebbe bene Vrioni, per esempio, o Di Matà, o Piccoli in prestito dall'Atalanta. Jutgla già è un po' più impegnativo. Piontek ci sta anche come vice, però volevo un nome un pochino più carino, per cui io andrei su David Datro Fofana, detto Foffio. E altrimenti Demirovic, il sogno di una vita, prendere Demirovic o Juvara ci sta anche. C'è che dirà che si può prendere a zero, tra l'altro. La soluzione è il flemmatico, il sogno è Nesiri, ovviamente. Ma vediamo Weghorst quanti anni ha adesso. 32. In precontratto a zero lo prendo, ragazzi. Non ci posso fare niente. Non dovevo vederlo, ma a zero lo prendo. A zero lo prendo. Mi manca ancora quel nome che mi lusinghi. Voglio quel nome che lo dico e faccio sì. Bello. Simula partita. Se vinciamo pure simulando con l'Udinese di Sottil, vuol dire che ci siamo. 1-0. Paulinho.
non la vedo bene sta partita. Qua Zanotti sono contento che vai al Nottingham, perché se lì non tiri in porta e la passi dietro facendoci finire la partita 1-0, davvero non ho parole. Cambi. Mi sa che finirà così, ragazzi. 0-1. Un po' poco, devo dire. Un po' poco c'è stato in questa partita. Speravo di vedere almeno un pareggio. Invece 0-1, un po' come era successo con la Lazio. Andiamo avanti. Allora, offerta per... qua, nomi che ormai non mi ricordo neanche più di avere in rosa. Pietro Valentini, delega, solo prestito. Castelli, portami quelli forti, per favore, adesso. Allora, tornato dal Ghana non ho trovato nulla. Io vado sul Camerun. 3 mesi, gli faccio fare la Coppa d'Africa lui. Ci stava anche in Marocco, cazzo, sono un po' idiota. Era proprio il momento di cercare in Marocco, vabbè. Ragazzi, un applauso a Zanotti. Super trattativa con Nottingham Forest, 35 milioni. Viene considerata una A per la valutazione del prezzo, ottimo affare. Ha fatto comunque, secondo me, sempre bene. È un giocatore che con una rosa attorno più forte poteva anche rimanere per sempre. Però in questo caso, ragazzi, era veramente troppo. Abbiamo dovuto dire di sì a questa offerta. Rimaniamo con Vignali. Secondo me ci starà a prendere un altro terzino destro. E soprattutto adesso abbiamo i soldi per rinforzare la rosa, che era un po' questo l'obiettivo, no? Adesso abbiamo 31 milioni e possiamo finalmente fare un mercato che sennò non avremmo potuto fare. Qua arriverà un'offerta del Cincinnati per Gabrielloni. Ti dirò, Alessandro, ascoltami. Io lo so, tu sei una bandiera, cioè, però quando ti ricapita di andare a giocare in America? Dai, vai, accetto. Cincinnati, lui va a Cincinnati. E così riusciamo a non avere più neanche una punta. Ma che calcio è diventato questo, senza numeri 9? Vi dico come completo il tutto. Ovviamente Weghorst lo voglio, lo bravo. Vabbè, devo capire prima quanto ha di ingaggio, però adesso a parte gli scherzi. Ferri in prestito, ma stipendio 80.000. Qua si vive bene, lì a Barcellona, ci credo. Intanto parte anche Cherry. Cherry va al Malaga. Beh, mi sembra un buon finale di carriera, però. Io vorrei provare a prenderlo in prestito. Vediamo quanto mi chiedono. 2 anni. Ok, accetterebbero. Divisione stipendio. Io posso arrivare a questo. Perché il problema è il solito. Poi dopo ho appena dato via Zanotti per lo stesso motivo. Ok, no. No, non posso farlo diventare più pagato della squadra solo perché è al Barcellona, purtroppo. Considerando che Pedro Mendes c'è ancora, ci serve un secondo attaccante, ma non posso osservarli. Allora, prima cosa, Borbas, voglio seguire questi qui. Pellegri ha ancora 21 anni, sì, ma Pellegri è assurdo che sia ancora giovane, per quanto già l'abbiamo sentito. E allora, a parte il flemmatico, degli attaccanti vice mi ispirano. Questo Bolivar diventa un 90, secondo me. A occhio, che non ho già usato. Allora, rapporto overall età prezzo Amduni è pazzesco. E se no, piccoli in prestito, Nemeth, che al Genk ungherese, poco valore, tanta sostanza, secondo me. Secondo me ci sta anche Okereke, è tattico. Però se vogliamo uno più originale, Juvara, che è andato dal Bologna al Bruges, ci starebbe prendere Juvara, che tra l'altro farebbe anche ridere perché Juvara è il nome di chi ha fatto la cupola del Duomo di Como. Quindi un po' dico, ci sta, perché dico, immaginate se compro sia Juvara che Duomo, e faccio Duomo e Juvara di fianco. Sono cose che capiamo solo in quattro, però io sono indeciso tra Fleming, Juvara e Nemeth. Ok? Allora, per esagono ed utilità, Fleming COC lo si alza TT. Può fare il vice di Pedro Mendes. Può anche diventare il COC in un 4-2-3-1. Poi Juvara, il rischio qual è? È che sia più un'ala, quindi andrebbe testato. Nemeth è... Allora, ragazzi, Nemeth, io sono molto curioso di vedere l'esagono al terzo anno di Nemeth. Quanto è di overall? 74. Quindi è cresciuto di 10. È molto rapido. Però ha guadagnato anche in finalizzazione e in precisione di testa. 22 anni del Genk ungherese. Figo. Ha poca visione. Quindi è più da secondo tempo. Io prenderei Nemeth e Fleming, per esempio, adesso. Io farei Nemeth, Fleming, un terzino e un CC. Ce la facciamo. 35 milioni. Suddivisi in 7 per Nemeth. Arriviamo a 28. Fleming ne costa 13-14, ce ne rimangono 14, prendiamo anche, però serve anche il terzino. Dove ci stava Rahul Bellanova, però è troppo. Non ho ancora informazioni, devo aspettare per il terzino. Iniziamo da Nemeth, che mi sembra un nome che o prendiamo adesso o non prendiamo più. Gli offro 5. 5.2.
accetta. Vedi che sei manipolabile. Vedi che sei manipolabile. Ma come, ti ha mandato a dirmi no per 5 e poi cadi su 5.2. Dai, vieni qua, ti abbraccio, dai, qua ti abbiamo fregato tutti noi. Qua ti abbiamo fregato. Gli offro 15.000 turnover. Ma già lui da solo lo dice, ma è un sogno, 5 anni. Vabbè, ha capito. E poi la barca vuoi anche sul lago. Abbassa lo stipendio, questo è pazzo. Ma questi sanno trattare, ma che agente hai scelto? È troppo facile così. Facciamo 13. Ti dimezzo bonus ingaggio. Tanto ho capito che ormai con voi possiamo scherzare. Non so se è arrivato. Forse è arrivato con la cugina, con la mamma, non lo so. Che dici? Facciamo così, senza bonus ingaggio. Ok, a questo punto. Ah no. Ok, non ti voglio fregare. Già ti abbiamo preso a niente, vieni. Ok, dai. Arriva Nemeth. Andras Nemeth. 5 milioni e 2 dal gank al Como. Secondo me è un bel colpo questo. Ci dà qualcosa in più di Cherry, non solo come potenziale ma anche come età. Per ora via uno dentro un altro, abbiamo ancora tanto da fare sul mercato. Abbiamo anche i soldi adesso volendo per prendere. Ecco, intanto vedete l'esagono. L'esagono è molto piacevole da vedere, perché ha sia fisico che velocità che dribbling, ma è ATT con un buon tiro. E l'ultima volta che ho visto uno così era Yusuf Poulsen. No, è proprio punta. Allora va migliorata la finalizzazione. Freddezza anche. No, manca di freddezza. Sembra che gli manchi qualcosa per essere completo. Fisico, dribbling e tiro li ha. E allora mi serve, mi prendi 4 stelle in piede debole e che migliori nella freddezza, nel effetto, passaggio corto, posizione attacco. Siccome il terzino dobbiamo aspettare che gli osservi, no? Vado su hub mercato e vado sul flemmatico. Per esagono lui può fare l'attaccante, ma può fare anche il COC. Mentre parlo arriva un'offerta della Roma per Esposito. Cosa faccio? Iniziamo da Cagnano, che accetto subito. E Esposito è vero che sale, però è anche vero che poi rientrano gli esterni, quelli in prestito, che sono più forti. Però è presto, rifiutiamo, facciamolo crescere prima da noi. Offerta di prestito con diritto di riscatto di Esposito dal Lille. Qua però realismo fiocca, Qua fiocca, ragazzi, scusatemi. Intanto Valentini accetto, io a questo punto aspetto. Abbiamo le ali rotte, cioè io volevo mandare Colombo via, non Esposito, cioè adesso... ancora! Gabrielloni va via... Un abbraccio grande Gabrielloni, ci ha fatto dei gol importantissimi primo anno in B, che pensavo fosse da cedere, invece anche nel gioco si è riusciti, come nella realtà, a dargli il giusto valore. Offerta per Casadei, che è tornato dalla rottura adesso, ed è tornato 67, sapete che ci potrebbe stare mandarlo a breve termine, che ci torna poi forte? Loro hanno Kvara, Lukaku, Politano, Lobotka, Zambo, Baumgartner, Acuña, Maguire, Simakan, Weindal, a destra, Costa. Maglia gialla non si può vedere. Attenzione! Si è fatto malissimo Grönbeck. Si è rialzato subito solo perché è scolpito... vabbè, allora niente. Allora... Palo. Allora... Temo di essere di fronte... ha un debono gigante. Ci serve un giocatore comunque rapido, perché noi in Serie A contro queste super squadre agiamo spesso in contropiede. Perché Bakayoko è punta in questo nostro nuovo modulo? Vignali, vai a segnare tu. Che io Vignali, cioè, io mettevo Zanotti perché ovviamente ci sta, però Vignali non ho... Attenzione! Mamma mia, retropassaggio sbagliato, Pedro Mendes quasi ne approfitta. No, 1-0. Gol di Baumgartner. 2-0 per il Napoli. Andiamo, c'è spazio. Grönbeck. Il tiro, miracolo. Gol 2-1 allo scadere primo tempo. Baldanzi, errore difensivo di Wendell. Ne approfitta Grönbeck e poi gol di Baldanzi. Grandi. Il vescovo Vasiliadis, sia lodato il vescovo. Un euro gol finalmente si sblocca a distanza di mesi dal suo arrivo. È arrivato il momento di elogiare questo ragazzo. Il vescovo trova un gol clamoroso, arrivano anche gli applausi dalla panchina. Questo è il gol della domenica. Grazie vescovo, l'ha riaperta il vescovo. 2-2.
prego. Non ci credo. 3-2. Blackout Napoli. Pedro Mendes fa sotto la curva del Como. Incredibile. Il ribaltone dei lariani, ragazzi. Dormita difensiva. Dopo l'Eurogol di Vasiliadis, Napoli ancora incredulo. Arriva da 2-0 a 3-2 il Como. La ribalta con Pedro Mendes. Clamoroso. Sì, sei forte. Dentro Baselli, 4-2, anche lui sotto la curva. Incredibile cosa abbiamo noi col Napoli, ma in maniera totalmente irrealistica, ma come è successo a Maradona anche qua a Como. Sembrava essersi messa in modo diverso, e poi Como adesso sta giocando veramente un calcio che non ha senso. Gol di testa, delirio a Como, 4-2 con Napoli. Cambi, dentro Nemet, devo spiegargliela questa a Mendes, perché potrebbe rimanerci male. Ha fatto adesso assist e gol strepitosi, però è arrivato il momento adesso di ulteriormente gasare la folla. Però ci copriamo a centrocampo con più forza, Touré e Bellemo. No, no, non ci credo. Mi l'ha tenuto, ingenuità, mi l'ha tenuto salvato il contrasto, ingenuità di Binks. Gol, 4-3. Oh là, vabbè, ti sei fatto perdonare qua, però basta scivolate a caso, dai. Nemet. Mamma mia, fa super miracolo di Costa. Adesso Binks si vuole far perdonare, sta falciando tutti, però ci vuole anche sangue freddo in sti momenti. No, dai, vabbè, ragazzi, ho capito, questo è il Real Madrid, però. E questo è il Real Madrid, però. Non è possibile, da solo davanti al portiere la ripassa indietro, ma questa roba qua l'ho vista fare solo a Guti, nella realtà. 4-4. Pensate che la maggior parte delle partite quest'anno sono state anche degli under, però con Napoli il gioco diventa scemo. Nemet! Nemet! Tiro! Miracolo! Infortunio per tempo, si infortunia Politano. Vai! Nemet! Svetta sopra tutti! Il Leo! Arrivato il nuovo attaccante del Como! Svetta sopra tutti e segna 5-4! E vabbè, i commenti su questo risultato li lascio a voi. Predestinato, il predestinato. Bellemo scarta pure il portiere e poi si perde via, la dà a Baldanzi. E Nemet riesce a staccare sopra tutti. Attenzione, ragazzi, siamo in vantaggio di un gol rispetto a loro. Ora, Rogers, comunque Baldanzi super, eh. Ora, mi serve uno con la testa un po' a posto. Binks era troppo agitato, dentro Odenthal. Baldanzi. Gol. 6-4 Rogers. E qua scoppiano in lacrime i giocatori del Napoli, perché sanno che ora è finita sul serio. Grandissimo contropiede. Non so cosa succede a questo gioco quando c'è Como Napoli. So solo che anche i tifosi hanno tentato un'invasione di campo su questo gol. Turati impazzito sotto la curva. Non ci crede il pubblico di Como. Aver visto oggi 10 gol è stato veramente qualcosa di pazzesco. Fischio finale, ragazzi. Fischio finale, vince il Como con il Napoli. Il risultato non lo dico perché il realismo si vergognerebbe a sentire il risultato. Però 6-4, e l'ho detto, sono deficiente però. Allora, chiudiamo oggi con la partenza di Cagnano, che rimpiangeremo molto. Va alla Portimonense, noi penso che siamo abbastanza profondi come rosa. Non ho visto gli assist di Baldanzi. Grönbeck e Baldanzi bene, Rogers classico che si trova al posto giusto, al momento giusto. Il Vescovo ha fatto il gol della vita e sempre si è lodato. Bellemo, un gol, due assist. Bassio, Baselli, sparito rispetto l'anno scorso, però sostanza la dà, ma quello che dà Nemet ai nostri cuori è qualcosa di raro. Rizzo nel frattempo è salito alla Samp, speriamo torni forte Rizzo, è l'unica mia speranza. Sono veramente depresso all'idea che Rizzo torni come adesso. Bravo Pietro, va al Paderborn. Altra offerta, Crystal Palace su Pedro Mendes, e qua chiudiamo.